direttore artistico di Fortebis significa avere la possibilità di lavorare con una squadra di architetti, di ingegneri e di manager di grande talento. E questo ci ha consentito non soltanto di continuare il nostro lavoro di progettisti durante tutto questo periodo di pandemia, ma abbiamo anche intensificato il nostro lavoro, cercando di porci delle domande rispetto a quelle che erano delle nuove esigenze che ogni giorno i nostri clienti ci portavano sulla scrivania e alla nostra attenzione, cercando di fare quello che ritengo sia necessario, adesso più che mai, per chi ha la vocazione dell'architettura, che è quella di mettersi a disposizione per trasformare queste esigenze in opportunità. E per fare questo abbiamo creato quello che abbiamo voluto chiamare come un osservatorio internazionale in grado di analizzare varie parti dell'architettura, dal workplace al residenziale al retail, perché sono gli ambiti su cui i nostri clienti operano. E abbiamo cercato di porci delle domande, di dare, diciamo, delle soluzioni innovative, di pensare, al di là della pandemia, di comprendere il momento presente attraverso una ricerca volta alla sostenibilità. Sostenibilità è una delle parole chiavi di questo momento, un momento che ovviamente va al di là della contingenza e che deve portarci a riflettere su quelli che sono i valori da esprimere attraverso l'architettura. E ritengo che le parole che siano emerse attraverso tutta la nostra ricerca, oltre a miglioramento, siano cambiamento, socializzazione e sostenibilità degli interventi. Perché in tutti gli ambiti, dalla parte, diciamo così, del home office fino alla parte del retail, abbiamo cercato di individuare delle soluzioni custom made, perché ogni azienda e ogni brand ha una sua unicità e deve avere una risposta dedicata, tailor-made. Abbiamo deciso di mettere quindi a disposizione la nostra ricerca attraverso degli articoli che sono pubblicati nel nostro sito in una sezione apposita e che vogliono aprire tutta questa parte di competenze e condividerla, perché ritengo che la parola corretta da unire a tutte le altre, da adesso in avanti più che mai, sia sicuramente la condivisione e, in una parola, dare la propria competenza e dare la propria passione a tutti quelli che in questo momento hanno necessità di andare verso un cambiamento e una trasformazione.